Sabato Taranto sarà trasportata nel Medioevo, abiti d'epoca, sbandieratori, la città vecchia e le strade del borgo rivivranno il corteo matrimoniale di Maria d'Enghien. Ma chi era questa principessa? Facciamocelo raccontare dai tarantini. Maria d'Enghien. Ah, conosco Maria d'Enghien. L'amica nostra. Non so che è una scrittrice, o sbaglio, o no? Non mi è nuovo come nome. Chi è Maria d'Enghien? Chi è? Maria d'Enghien. E chi la conosce? Chi è Maria d'Enghien? Non lo so. Non la conosci? Chi è Maria d'Enghien? Francese che venga a sposarsi a Taranto con gli Aragoni. Grazie. Niente. Chi è Maria d'Enghien? Era una principessa. Di Taranto sai altro? Non ricordo, vecchi ricordi delle scuole superiori. Se non sbaglio è una giovane, una nobildonna che viveva a Taranto, dove fanno il corteo a Taranto Vecchia. Sì. Forse è meglio che ve lo racconti io. C'era una volta una principessa di nome Maria, anzi, la principessa Maria d'Enghien del Principato di Taranto. Maria d'Enghien innanzitutto era contessa di Lecce perché era figlia del conte di Lecce. Si trova qua 17enne, contessa di Lecce, quindi a governare la città di Lecce. Maria sposò prima Raimondo Orsini del Balzo e poi, in seconde nozze, diventò regina consorte di Napoli dopo aver sposato Ladislao I d'Angiò. Maria d'Enghien e Raimondo Orsini del Balzo, il suo primo marito, erano un po' gli antesignani dei principi rinascimentali. Io sono un proletario, ecco perché non conosco molto la storia dei principi o di come si chiama. Maria gode ancora di molta popolarità, nonostante i nostri intervistati non lo sappiano. A Taranto ogni anno, il sabato dopo i festeggiamenti del Santo Patrono, si rievoca il corteo del matrimonio di Maria con Ladislao di Durazzo. A fine maggio devono fare sabato. Il corteo. Sabato. C'è il matrimonio, non siete stati invitati al matrimonio, non ha mandato la partecipazione. Poi ci stanno i lanciatori di bandiere, faranno la sfilata. La vera rievocazione, cioè il film, la storia che noi rievochiamo ogni anno, avviene effettivamente all'interno dell'università, cioè nel chiostro di San Francesco, che è del convento, in cui noi facciamo un allestimento e si racconta la storia attraverso la drammatizzazione, cioè ci sono degli attori, ci sono i guerrieri, i duelli, ci sono momenti di danza, di musica, perché ci sono i festeggiamenti anche del matrimonio. Sabato ci sarà il corteo storico del matrimonio. Ah, ecco, di questa principessa. Allora interverranno anche il re. Se c'è la principessa pure il re. Certo, tutta la corte. Passeranno per qua, per via di Parco. E veramente attraversiamo la città antica, il ponte Girevole e il borgo Umbertino. Quando passerai, detto? Sabato pomeriggio. Un po' dopo le 16. Non blocca molto il traffico. No, io faccio il riposino fino alle 4 e mezza. Pomeriggio. Allora, quando mi sveglio, se sta ancora sta Maria, la vediamo.